Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo, dove è stata inaugurata questa mattina la Casa della Legalità e dell'Ambiente, sede di quattro associazioni del terzo settore, un luogo di cultura che nasce all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria al comune di Teramo. Tania Bonnici Castelli. Inaugurata a Teramo, in via Molinari, la Casa della Legalità e dell'Ambiente, un luogo da oggi destinato alla cultura, creato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria all'amministrazione comunale teramana. In questo appartamento, dove per anni è vissuto un boss mafioso, hanno trovato casa quattro associazioni di Teramo: ARCI, WWF, GADID, Mountain Wildless. Non avendo un pianeta B, abbiamo pensato di costruire un piano B. Che per noi è un luogo dove ripartire con alcune attività, nel nostro caso come ARCI, proprio dopo 12 anni di assenza di una sede provinciale, ma di condividerlo appunto con più soggetti. Quali saranno i vostri progetti? Finalmente riospitiamo, abbiamo l'onore di poter ospitare all'interno di questo spazio il centro di documentazione La Gramigna con più di 2000 volumi della WWF Teramo, che è un modo per appunto avere un'aula studio, diciamo, di ricerca per giovani universitari e non solo, su temi ambientali, locali e anche nazionali. Dopodiché presentazioni di libri e soprattutto attività di coprogettazione e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, cosa che nella riforma del terzo settore sarà preponderante e fondamentale. Oggi il messaggio più importante che viene fuori dall'inaugurazione di questa Casa della Legalità è proprio il valore straordinario della legalità e soprattutto il messaggio della lotta alla mafia, io direi alla cultura mafiosa sempre e ovunque, perché non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cultura mafiosa appartenga solo ad una zona del paese, a un territorio specifico, geograficamente circoscritto. Dobbiamo combatterlo ovunque e ogni giorno in tutte le forme in cui si manifesta. E qui ci apriamo alla comunità e soprattutto alle future generazioni, lanciando il messaggio di legalità. La Casa della Legalità e dell'Ambiente di Teramo è solo il primo esempio di beni confiscati, trasformati in luoghi aperti alla comunità. Sul territorio comunale esistono infatti altri spazi appartenuti alla malavita e che saranno presto riconvertiti in strutture sociali. Jelfry Guzman, il 23enne vittima di una sparatoria domenica scorsa a Pescara, ieri è stato ascoltato in ospedale dal pubblico ministero. Far visita al giovane cuoco anche i politici cittadini e regionali. Intanto Pecorale, l'uomo arrestato per tentato omicidio, conferma la scelta del rito abbreviato. Giuseppe Dintino. 5 colpi di pistola per il sale sugli arrosticini. Jelfry Rosado Guzman, giovane cuoco del ristorbar Casa Rustì in centro Pescara, ieri ha incontrato per la prima volta il pubblico ministero Fabiola Rapino, che sta coordinando le indagini insieme al dirigente della mobile Gianluca Di Frischia e ad altri due agenti. Il 23enne dal suo letto di ospedale ha raccontato in meno d'un'ora quanto accaduto la scorsa domenica. Un interrogatorio di prassi che mette a fuoco un episodio che è apparso chiaro fin da subito. Vi sono infatti le immagini di videosorveglianza che ben poco spazio lasciano all'immaginazione e la testimonianza di Martina, la collega di Jelfry, che ha assistito a tutta la scena prima di dover ricorrere alle cure mediche per lo shock subito. Un climax ascendente di violenza, rapido e inspiegabile, l'iniziale discussione pacata, la tensione che cresce per la salatura degli arrosticini e forse per i tempi del servizio, il pugno col quale Federico Pecorale ha colpito il cuoco. La collega lì presente si è messa in mezzo per scongiurare la rissa, ma il 29enne di Montesilvano, il residente in Svizzera, ha tirato fuori una pistola di piccolo calibro, l'ha puntata contro Jelfry e ha fatto fuoco. 5 i colpi sparati, di cui 2 mentre il 23enne era già a terra dietro il bancone. Pecorale ha poi rimesso l'arma in tasca e si è allontanato lentamente. Ha preso un taxi sperando di arrivare in Svizzera, ma la fuga si è interrotta sull'A14 nei pressi di Pesaro. Jelfry ieri ha ricevuto la visita del governatore Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Guerino Testa, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del vice Gianni Santilli
e del manager della ASL Vincenzo Ciamponi. Il corteo di politici in realtà era in ospedale per l'inaugurazione di un macchinario di radioterapia. Sono pronto, ha detto il ragazzo ai visitatori, ad affrontare tutte le difficoltà che si dovessero presentare in futuro per il mio recupero. Jelfri infatti non è più in pericolo di vita, ma si teme per l'uso delle gambe. Il proiettile non ha colpito direttamente il midollo spinale, ma gli è andato vicino, causando una contusione su cui gli interventi chirurgici hanno allentato la pressione. Risponde bene e sembra recuperare la sensibilità, dicono i medici. Questo ci fa ben sperare, ma il decorso sarà lunghissimo. Il quadro delle sue condizioni di salute, ad ogni modo, sarà chiaro nelle prossime settimane. E mentre Jelfri è in ospedale a Pescara, vi resterà almeno un'altra settimana, Pecorale è in carcere ad Ancona. La difesa scelta dal suo legale ruota tutta attorno alla perizia psichiatrica per capire, se possibile, cosa possa essere scattato nella mente del 29enne. L'avvocato ha confermato la scelta di procedere per rito abbreviato, tramite cui, saltando la fase del dibattimento, è previsto lo sconto di un terzo della pena. Parliamo adesso dei numeri odierni legati all'emergenza Covid. Sono 1.993 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Del totale 1.553 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 14,5%. Scendono rapidamente i ricoveri, si registrano 3 decessi recenti di età compresa tra 75 e 87 anni. Il bilancio delle vittime sale così a 3.152. 294 pazienti, meno 16, sono ricoverati in ospedale in area medica e 14, numero invariato, sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 293 casi in più in provincia dell'Aquila, 650 casi in più in provincia di Chieti rispetto a ieri, ovviamente, 474 casi in più in provincia di Pescara, 496 in più in provincia di Teramo, 37 persone che risiedono fuori regione, 42 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Ed è entrato in funzione il nuovo acceleratore lineare nell'unità di radioterapia dell'ASL di Pescara. Si tratta di un secondo impianto, ancora più sofisticato del primo, destinato a potenziare i trattamenti oncologici effettuati dall'azienda sanitaria. Inaugurato ieri pomeriggio all'ospedale di Pescara, il nuovo acceleratore lineare denominato TrueBeam Varian è il secondo che entra in dotazione dell'unità operativa semplice dipartimentale di radioterapia diretta da Pierluigi Bonfili. Un impianto ancor più evoluto tecnologicamente rispetto al primo già presente, poiché ottimizza l'esecuzione di trattamenti oncologici anche in prossimità di organi o strutture potenzialmente a rischio di tossicità, grazie ad un sistema innovativo di monitoraggio del posizionamento del paziente con un lettino robotizzato in grado di muoversi in 6 direzioni e consente, con una particolare tecnica, il trattamento radiochirurgico di più localizzazioni di malattia in sede cerebrale. La presenza ora di 2 acceleratori lineari per la radioterapia consentirà di aumentare il numero di sedute ad alta specialità di una unità operativa che nel solo anno 2021, pur in piena pandemia da Covid, ha effettuato trattamenti, prima in Abruzzo, per 855 pazienti oncologici, dato destinato a salire con l'entrata in funzione da ieri del nuovo acceleratore. L'inaugurazione oggi di questa grande attrezzatura presso il presidio ospedaliero di Pescara non è altro che un momento che fa parte di quella che è tutta la riorganizzazione dell'innovazione tecnologica nella nostra regione. Basti pensare che col PNR avremo la possibilità di investire 30 milioni, di cui 8 proprio in questa ALS. Questa innovazione è importante e fondamentale, si innesca in un percorso anche di rete. Poi volevo anche sottolineare che senz'altro questa innovazione tecnologica porterà anche a una riduzione di quell'energia che noi sappiamo inciderà molto da parte del nostro bilancio futuro. In occasione della presentazione del nuovo acceleratore, ieri i vertici di Regione ASL hanno ringraziato tutto il personale coinvolto nelle operazioni che hanno salvato la vita al giovane Jelfri, colpito da alcuni colpi di pistola domenica scorsa in un ristobar di Piazza Salotto, e quindi le squadre di 118, pronto soccorso, chirurgia toracica e vascolare, anestesia, neurochirurgia, blocco operatorio, radiologia e laboratorio analisi.
Andiamo a chiedere adesso l'accordo per una nuova sede dove riaprire dopo anni di assenza il distretto sanitario allo Scalo. Adesso c'è il servizio di Selenia Secondi. Per decongestionare il lavoro del pronto soccorso di Chieti, già oggetto di lamentele da parte dell'utenza che è costretta a fare lunghe file fino a 8-10 ore, un distretto sanitario a Chieti Scalo efficiente potrebbe aiutare, fornendo assistenza primaria da quella specialistica a quella di base. L'accordo con il Comune per l'acquisto da parte della ASL dell'asilo Peter Pan ci sarebbe, un'operazione complessiva per 800.000 euro che dovrebbero essere oggetto di finanziamento del PNRR. Questo sarebbe un primo passo verso lo sviluppo di una sanità territoriale vicina ai cittadini, anche e soprattutto alla luce delle difficoltà che la pandemia ha fatto emergere. Il carico degli ospedali infatti si è dimostrato eccessivo e quasi ingestibile. Il distretto sanitario manca ormai da 2 anni ed è un tema che ancora si deve sviluppare. Ci saranno delle evoluzioni, nel senso che con il PNRR si riuscirà a tamponare in qualche modo, tant'è che c'è già un accordo per cedere il Peter Pan, l'ex asilo Peter Pan alla ASL nell'ambito delle case della salute, però comunque Chieti Scalo ha bisogno di un distretto sanitario, questo anche per fare in modo che la medicina territoriale sia organizzata e si evitino le file a pronto soccorso e si intasi l'ospedale in qualche modo. Per questo il Comune è a disposizione della ASL per i futuri passaggi dell'intesa, che dovrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi. Allora, ci vogliono risorse, c'è bisogno di maggior dialogo tra la ASL, il Comune e anche tutte quelle realtà associative e soprattutto le associazioni di malati che conoscono i problemi principali. In qualche modo però questo tavolo deve essere promosso dalla ASL, perché la ASL è titolare di tutto ciò che riguarda la sanità. Noi siamo a disposizione come Comune di Chieti per portare le nostre istanze, anche perché abbiamo il polso della situazione e del territorio. Parliamo di politica adesso, perché ieri all'Aquila è stato presentato l'intero fronte che sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Pierluigi Biondi. Oltre a quelli di centrodestra, nella coalizione entrano altri partiti e movimenti civici. Nei giorni scorsi è tornato a riunirsi il tavolo di centrodestra per fare il punto sulle prossime elezioni comunali dell'Aquila, in programma il 12 giugno, con possibile secondo turno il 26. Al centro dei lavori lo stato di avanzamento di stesura del programma e la composizione delle liste in appoggio a Pierluigi Biondi, sindaco uscente del capoluogo abruzzese, in campo in cerca del bis. Definita la compagine, il numero delle forze in campo, un ampio perimetro che include partiti tradizionali e consolidati e forze civiche neonate. Necessario il punto anche alla luce dei nuovi ingressi nella coalizione recentemente annunciati da Biondi, che oltre a Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, L'Aquila Futura, L'Aquila al Centro e Progetta, potrà contare anche su Noi con l'Italia e Partito Repubblicano Italiano. È stato anche definito il nome della lista civica di riferimento del sindaco. Civici e indipendenti per Biondi Sindaco, che raccoglie l'eredità anche nelle forme e nei colori del simbolo di Benvenuto Presente, che nel 2017 raggruppava un nutrito gruppo di simpatizzanti. È un centrodestra che si allarga ulteriormente rispetto alla compagine di 5 anni fa, è un centrodestra compatto, dal territorio arrivano importanti segnali di unità, perché qui non è mai stata messa in discussione la compattezza della coalizione. Abbiamo molti esponenti importanti politici che oggi verranno a ribadire che è necessario continuare il lavoro fatto in questi 5 anni, siamo molto fiduciosi sull'esito elettorale. Al momento sono 6 liste, tutte ben strutturate e compatte, non stiamo buttando nell'agone candidati tanto per far correre più gente possibile, stiamo facendo un lavoro ragionato, strutturato, sia di partito e sia a livello civico. All'Aquila il centrodestra è stata una coalizione, a differenza che altrove. Devo dire, il fatto che è stata una coalizione è anche un po'
testimoniato dal fatto che noi ci presentiamo col centrodestra, perché noi siamo di centrodestra, ma riteniamo che le coalizioni hanno un senso solo quando hanno un progetto, non quando sono una convenienza elettorale. E all'Aquila c'è stato un percorso difficile, non facile, c'è bisogno di fare un passo in più, ma c'è bisogno di guardare avanti e non di farsi venire il torcicollo e guardare indietro. Cambiamo argomento adesso, saranno tre le ditte che si occuperanno di mettere in sicurezza le strade del territorio comunale di Montesilvano. Si partirà dalle strisce a ridosso della rotonda che unisce via Verrotti a via Chiarini, importanti novità anche sullo svincolo dell'asse attrezzato. Stefano Recanati. Montesilvano in vista dell'estate inizia il suo restyling su strade con segnaletica nuova ma anche più sicurezza per gli incroci. Il voto dell'approvazione del bilancio che avverrà tra qualche settimana sicuramente rappresenta un momento importante per la vita amministrativa del territorio e subito dopo il bilancio abbiamo cantierato alcuni interventi quali la sistemazione, l'ultimazione del muretto che sul lungomare, una serie di interventi per quello che riguarda appunto le manutenzioni della strada per renderli più agibili ma soprattutto più sicure e anche un intervento su tutto il territorio volto ad assicurare una segnaletica migliore e ben visibile a tutti. Ottavio De Martinis, che ricopre anche il ruolo di presidente della provincia, annuncia che l'ente tramite il PNRR ha presentato un progetto di circa 70 milioni di euro che prevede la realizzazione della seconda canna della galleria sulla statale 714 e di un nuovo svincolo verso Cappelle sul Tavolo. A tal proposito, anche come in qualità di presidente della provincia, mi piace ricordare quanto l'ente che rappresento ha presentato dei progetti che saranno molto molto importanti qualora accolti per tutto il territorio, non solo montesilvanese, quali ad esempio il raddoppio della canna della Pianacce riguardo all'asse attrezzato e anche altri interventi molto molto importanti. Troppa famiglia è il nuovo film dell'attore e regista abruzzese Pierluigi Di Lallo che è stato accolto con favore dal pubblico dopo l'anteprima al cinema Chuck City di Lanciano. Anteprima tutta abruzzese per il nuovo film del regista frentano Pierluigi Di Lallo. Troppa famiglia è stato girato a Rapino, in provincia di Chieti, durante il lockdown e racconta la storia di una famiglia allargata che dopo un inizio apparentemente sereno porterà a galla le ipocrisie e il cinismo della generazione dei quarantenni che in questo caso puntano all'eredità dei genitori. Un cast d'eccezione per l'ultima fatica di Di Lallo, oltre alla ex Miss Italia Daniela Giordano nel ruolo di Felicetta, la nonna. In scena anche Ricky Memphis, Rocío Muñez Morales, Riccardo Graziosi, Antonello Fassari, la lucana Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Katie Folletti e Pietro Sant'Ercole. Un film made in Abruzzo che ha messo anche in luce tanti posti abruzzesi, dalla costa dei Trabocchi fino alle zone interne. Quanto hai creduto in questo film? Beh, abbiamo, perché lei è anche sceneggiatrice insieme a Riccardo, abbiamo proprio ponderato il racconto su questo piccolo paese e volevamo toccare un cinismo che c'è nelle famiglie, quindi ci giriamo intorno. In una chiave, non dico proprio commedia, però con una grande leggerezza, ma a toccare un punto fondamentale. E non so se ci siamo riusciti, il pubblico ci ha applaudito, quindi sì, spero di sì. Quanto è stato difficile girare in epoca di pandemia? Allora, è stata sicuramente un'impresa molto molto complessa, complessa per le condizioni in cui lavoravamo, per la tenuta psichica, anche perché quello era un periodo in cui il Covid faceva veramente terrore. Un'esperienza difficile anche perché ha recitato in dialetto abruzzese. Sì, mi sono veramente avventurata, io devo dire che ho questa grande passione per i dialetti, per le lingue, mi piace la musica, sono una cantante. E devo dire che quando ho pensato che Felicetta era un po' così, doveva avere un po' di accento abruzzese. Terzo film con Pierluigi Di Lallo, nuova esperienza in Abruzzo, questa volta che cosa hai scoperto di nuovo dell'Abruzzo? Ho scoperto un paesino dove abbiamo girato, che è paesino piccolino, che era Pino, fa anche rima,
e quindi piano piano scopri tutti questi piccoli paesi, questi borghi, queste realtà, dove che cosa c'è di in comune, no? C'è questa, diciamo, questa un modo di pensare, no? L'Abruzzo chiuso, le montagne, quindi, perché ovviamente prima le strade per arrivare era difficile, quindi i montanari abruzzesi, che in realtà però nel momento in cui si fidano ti aprono le porte. Cos'è successo a Rapino? Cosa ti è rimasto dentro dell'Abruzzo? L'Abruzzo, guarda, te lo dico subito, è l'odore della montagna e il profumo del mare. Una targa a ricordo e una felpa con i loghi rappresentativi dell'Abruzzo e di Montesilvano. Così l'amministrazione comunale ha voluto premiare il nuovo astro nascente del nuoto, Valentina Procaccini. A 4 per il titolo canottiera Aghene se la giudica Valentina Procaccini con 1.58.37 record della manifestazione. Ha solo 14 anni, ma Valentina Procaccini fa già parlare di sé nei campionati giovanili. La nuotatrice montesilvanese DOC, tesserata con il circolo canottieri Aniene, qualche giorno fa ai criteri giovanile di Riccione si è aggiudicata la medaglia d'oro nei 200 stile libero, fermando il cronometro sull'1.58.37, stabilendo così un nuovo record italiano. Questo è anche il quinto tempo nel ranking europeo nella sua categoria. Sono onorata e molto emozionata di ricevere questa cosa. La volontà di fare nuoto com'è nata? Facevo triathlon e ho iniziato a fare degli allenamenti di nuoto e quindi da lì ho fatto solo nuoto. Non sono le uniche medaglie per lei al Critaria. L'atleta abruzzese si è imposta anche nei 100, 400 e 800 stile libero. Più recente invece è la medaglia di bronzo conquistata ai campionati italiani assoluti primaverili nella staffetta 4x200 stile libero in squadra insieme alla campionessa Simona Quadarella. Talento naturale in vasca, ha come sogno nel cassetto le Olimpiadi. La prossima rassegna a 5 cerchi ci sarà nel 2024. Chissà se Valentina riuscirà a coronare il suo sogno a 16 anni, proprio come il suo idolo Federica Pellegrini. Ci sono tante nuotatrici come Federica Pellegrini e Simona Quadarella che mi ispirano. Il comune di Montesilvano, per complimentarsi dei risultati finora ottenuti, ha voluto omaggiarla con una targa. Questa volta ci troviamo di fronte veramente ad un profilo assolutamente straordinario. E quello che sta facendo Valentina è qualcosa di davvero molto importante. È prematuro adesso per fare paragoni e lanciarci troppo più in là con le previsioni, però è bello ed importante intanto già festeggiare quello che questa ragazza ha ottenuto di davvero davvero prezioso. Un talento così potrebbe essere da stimolo per il comune, magari in futuro anche con l'aiuto di altri comuni limitrofi, organizzare una gara importante magari con lei protagonista. E oggi siamo qui presenti, ci sono io, il presidente della provincia, sindaco Ottavio De Martinis, il presidente del consiglio regionale, il presidente del CONI, quindi è anche un'opportunità per poter discutere di questa cosa. Diversamente la struttura delle Naedi è certamente idonea e opportuna per poter ospitare competizioni di questo tipo e perché no? E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva con la notizia che riguarda la decisione del Tribunale federale nazionale presieduto da Carlo Sica, che ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che, lo ricorderete, erano stati deferiti dalla Procura federale per aver contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Per le motivazioni ci sarà da attendere i prossimi giorni, ma questa è una buona notizia per il Pescara, perché, lo ricordiamo, erano stati deferiti, oltre al presidente Daniele Sebastiani, anche il vice Gabriele Bancoschi e Roberto Druda, e per tutti questi ovviamente è arrivato il proscioglimento. E rimaniamo in casa Pescara, perché dopo il successo di ieri sera al Melani di Pistoia, adesso i biancazzurri si avvicinano all'ultimo impegno interno di settimana prossima contro Limolese, avendo conquistato il quarto posto. Soddisfatto il tecnico biancazzurro Luciano Zauri, recrimina invece la pistoiese del DS Gianni Rosati.
Ma guarda, ovviamente giudizi sul passato non li do, io sono contento di Eugenio così come di tutti i ragazzi perché si sono messi a disposizione in maniera completa e insomma anche quando si soffre tutti assieme, visto anche nel primo tempo, è impossibile non difendere quando si gioca in queste categorie dappertutto, insomma quindi faccio i complimenti a tutti, dal primo all'ultimo, anche chi non ha giocato che come spesso si dice si fa una differenza perché insomma chi gioca prende i meriti ma c'è gente che non viene meno convocata. Ma allora, la base delle squadre di calcio è la cattiveria, oltre alla qualità chiaramente. Se pareggiamo la cattiveria e l'aggressività delle altre squadre, la nostra qualità verrà fuori sempre. Oggi così è stato, abbiamo sofferto tutti assieme, siamo di fuori con grande qualità. E, insomma, noi proviamo a vincere tutte, ne è rimasta una, proviamo a vincere anche quella. E, non dipende da noi ovviamente perché chi ci precede ha fatto meglio di noi fino ad oggi, ma noi ci proveremo sicuramente. Beh, il Siena farà un favore a se stesso ovviamente, però insomma, se dovesse esserci questo risultato, noi dovremmo metterci la tutta per poter vincere, non sarà assolutamente semplice, l'abbiamo visto nelle ultime due gare con squadre che comunque sia vogliono salvarsi, quanto mettono in campo dal punto di vista dell'atteggiamento ma anche della qualità, per cui non sarà semplice, pensiamo alla nostra partita e poi guarderemo le altre. Ma abbiamo dei problemini in mezzo al campo, gente recuperata all'ultimo secondo, per cui guardando quelli che ho a disposizione pensavo fosse il modulo giusto per poter affrontare questo tipo di gara, in parte è stato così, anche se abbiamo sofferto in alcune situazioni. Il Pescara, partiamo da questo presupposto che è un'ottima squadra e questa sera c'ha ottime individualità, io avevo detto Dursi e Dursi ha fatto due gol. Non sono d'accordo con Ferrari, non mi sembra un grande calciatore e infatti la sua carriera lo dice, quindi non è che ha fatto la guerra con Portanova, ma l'ha persa secondo me, anche se ha fatto un gol. La partita è stata falsata dall'arbitro, questo è fuori di dubbio. Un arbitro scarso che ha sbagliato sin dall'inizio, però ha sbagliato sempre contro di noi e mai contro di voi. Questo mi fa dispiacere. Però indubbiamente poi come si è messa, abbiamo preso un terzo gol da distratti, diciamo così, la partita è finita. Ma sì, ma il Pescara deve fare la sua partita, è giusto, e rispetta il calcio, la sportività. Quindi io non mi aspettavo nessun regalo, io scherzavo l'altra sera, ho scherzato nella vostra trasmissione, sì, però mi aspettavo questo Pescara, sapevo che Dursi era forte, che la difesa è forte, cioè siete forti in tutti i reparti, avete sbagliato il campionato perché non siete meno sicuramente del Modena o della Reggiana o dell'Entella, che sono le tre squadre insieme a voi più forti del campionato, cioè se no non ce la conto. Quindi ci poteva stare questa partita. E purtroppo è capitata così, se avesse segnato dall'inizio Bocic sulla prima palla o ci avesse dato forse qualche rigore che in giro ci stava, forse la partita avrebbe preso un'altra piega. Sconfitta per il Teramo ad Ancona, anche se il 2-1 del Conero certifica la salvezza del Diavolo, mentre per i Dorici adesso si apre la fase 2, quella della post-season. Abbiamo chiuso definitivamente il discorso salvezza, avevamo visto i risultati in panchina, infatti abbiamo cercato di spingere per andare a provare a riprendere la partita con tutte le nostre forze, peccato perché sono stati due errori, insomma due gol che potevamo sicuramente evitare, che ci hanno messo la partita in salita, però ecco, siamo contenti di aver raggiunto definitivamente l'obiettivo che ci era stato prefissato, peccato perché potevamo giocarci qualcosa di più se oggi fossimo riusciti a vincere, però è chiaro che con un attacco come quello dell'Ancona, nel momento in cui sbagli sono cinici a realizzare quello che te gli concedi, e quindi complimenti a loro, e ora giocheremo una partita bella perché siamo praticamente possiamo decidere, diciamo, la vincente del nostro campionato, quindi troveremo un avversario bello carico e motivato e quindi servirà una bella partita. Eravamo partiti con un progetto, poi ci è cambiato in corso d'opera, insomma, tanto le note vicende le conoscete tutti, poi ci siamo ripresi e penso che alla squadra e ai ragazzi gli debba essere dato atto che di non aver mai mollato, e quando tutto sembrava caderci addosso, e mi riferisco dopo la sconfitta con il
nel Montevarchi hanno fatto un rush finale che meritano applausi, e anche oggi siamo contenti perché chi era presente allo stadio, i nostri tifosi, che loro meritano veramente un gran 10 e me lo sento di darglielo perché ci hanno sostenuto sempre, e di questo ne sono orgoglioso e sono anche orgoglioso di averli vissuto per tutta questa stagione. A 90 minuti dal termine, quanto è felice, soddisfatto di questa stagione dell'Ancona? Sì, Jacopo, ci sarebbe da dire alcune chicche, però me le tengo per me. Diciamo. Ce n'è una? Vabbè, sono dati di fatto, comunque una squadra comunque di ragazzi che stanno girando il film quest'anno. In passato non è che abbiano fatto chissà quale film abbiano girato, no? E quindi ti metti a disposizione loro si mettono a tua disposizione e si creano quelle situazioni che si sono create quest'anno. Come pellicola non c'è male, però. Sì, è vero, ma perché guarda, si applicano, e questo è importante, quindi logicamente sono loro che vanno in campo, sono loro che ci mettono l'impegno e la voglia di farsi conoscere. Poi non sempre ci sarà Colavito, ci sarà qualche altro allenatore, dovranno dare a quell'altro allenatore. Almeno fino alla fine dei playoff Colavito ci sarà, però. Sì, è vero. Adesso ci rilassiamo, i ragazzi hanno voluto un giorno in più di riposo e quindi passeranno una serena Pasqua sportivamente parlando, ecco. Prima di chiudere, una news di volley: chiusa mestamente la parentesi Ortona in A3, a breve ci sarà il via ai playoff, se ne parlerà mercoledì 20 alle 20:30 con gara 1, quarti di finale tra Abba Pineto e Porto Maggiore, formazione del Ferraresi al Pala Santa Maria. Gara 2 in programma in terra emiliana domenica 24 alle ore 18, eventuale bella in Abruzzo giovedì 28 di nuovo alle 20:30. In A2 femminile, domenica di Pasqua lontanissima da casa per l'Altino, che alle 17 giocherà in quel di Modica per la prima di ritorno del pool, della pool salvezza. Fermi tutti i campionati di B e quelli regionali. In B2 femminile, ieri sera recupero tra Gada Pescara 3 e Corridonia è finito 0-3. E con questa notizia si chiude l'edizione del nostro TG6. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Velo, eccezionalmente spostato al venerdì, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Il TG6 invece torna questa sera con l'edizione della notte alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.